Arezzo diventa capitale della pizza per 2 giorni. Torna infatti sabato 28 e domenica 29 maggio in piazza Sant'Agostino la manifestazione lanciata da Confcommercio e dall'associazione Pizzeria Aretine con il patrocinio del comune di Arezzo. Giunta alla seconda edizione, piazza Sant'Agostino ospiterà la kermesse dedicata alla pietanza italiana più famosa e imitata al mondo. Novità importante di quest'anno, la proposta di pizze realizzate con farine senza glutine per chi soffre di celiachia, accompagnate da birre altrettanto gluten free. Per il resto ci sarà il solito festoso contorno di musica dal vivo, cooking show, animazioni per bambini e il ritorno del grande prato di erba sintetica che trasformerà la piazza in un'oasi verde nel cuore della città. Questa pizza che abbiamo appena assaggiato è davvero buona, è fatta da nostra associazione, l'associazione dei pizzaioli aretini, sono tutti titolari di aziende, di pizzerie, di ristoranti importanti in città, sono dei grandi professionisti, si sono uniti insieme per far conoscere quello che è la loro competenza, la loro qualità, la passione per il suo lavoro e tutto quello che riescono a fare mettendosi insieme. È una bella giornata, il sole ci conforta e credo che sarà davvero anche quest'anno per la seconda volta un gran successo. La pizza che è stata al centro anche di una discussione relativamente alle sagre, ieri sera ne è iniziata una, stanno già raccogliendo firme anche in merito al fatto di cambiare questo regolamento. Dal punto di vista della Confcommercio ci potrebbe essere un'apertura o no? Dunque, la Confcommercio ha preso una posizione netta, l'ha presa, si è molte volte dichiarata il nostro vice direttore Catiuscia Fei, era la posizione di tutta la Confcommercio a tutela delle imprese sane, delle imprese che pagano ogni giorno tutto quello che devono pagare e che hanno speso la loro vita alla professionalità. Il nostro dovere è quello di tutelare le nostre imprese associate e quindi andiamo avanti per quella strada.